Verrebbe da dire la pericolosa vita della casalinga, no? Però noi ci scherziamo, ma è serissima la questione, perché se solo, cioè se un prodotto su cinque, viene testato sugli eventuali Pericoloso, suoi perché viene pericoli commercializzato? tossici, cioè è un dramma. Poi tutti abbiamo le allergie, ma noi qui a Tagadà abbiamo Lucia Cuffaro e quindi ci risparmiamo le allergie. Perché c'è un modo per fare altrimenti, per spendere meno. E anche evitare le allergie, evitare gli avvelenamenti, no? Sì, il modo è ritornare alla natura, ritornare agli elementi che addirittura possiamo mangiare. In Alla questo nonna, quindi. torniamo alla nonna, ma in realtà spesso, no, del passato abbiamo detto: vabbè, il passato lo portiamo indietro, non ci interessa, abbiamo la modernità. Quando il passato è valido, perché dobbiamo rinchiuderlo nel Certo. cassettone? Noi lo ritiriamo fuori. In questo caso, gli elementi per fare un detersivo per i piatti, che è uno di quelli che dà più problemi, perché crea delle dermatiti sulle mani, che ormai sono comunque. Tant'è che poi si usano i guanti, i quali però a loro volta possono essere tossici. Sì, esatto. E in realtà bastano degli ingredienti che abbiamo in dispensa. Vediamo. Limoni, tre limoni, ci bastano 200 grammi di sale, sale fino, quello da cucina. Ci serve più o meno circa Sento 300. che i cameraman vogliono partecipare perché parlano tutti ad alta voce, adesso ci faccio venire qua a fare il sapone per i piatti. Solitamente poi mi rubano. Vediamo, secondo me sono molto I maschietti interessati e quindi oggi vogliono i partecipare. piatti li fanno, si Gli dividono i uomini sono compiti. interessatissimi ai Ma detersivi, anche meno sapete? male. Ma certamente. Facciamo un applauso, ma i maschi no, ma le femmine sì però. Allora, dicevamo il limone. Allora, do la ricetta velocemente. Sì. Sono tre limoni, 300 ml di acqua, 200 g di sale fino, 200 ml di aceto. Quindi tutto ciò che abbiamo in Quindi si mangia dispensa. anche a un certo Quindi in punto. realtà è un po' salato questo detersivo, però, Vabbè, mi però piace volendo mangiare. si può mangiare. Come si fa? È Lo può molto dare agli molto ospiti, però. semplice. Si affetta molto grossolanamente tre limoni. L'ideale ovviamente è prenderli senza pesticidi, perché se no viene da sé che poi il detersivo Sì. proprio buono non è. Lì si mette questi pezzettini all'interno di un pentolino della cucina classico. Aggiungiamo 200 grammi quindi di sale fino. Consiglio sempre il sale integrale di Trapani, di Cervia, perché sono le sali meno raffinati. Io vi consiglio di partire e andare a Trapani e No, recuperarlo voi però personalmente. mi No, ma io, nervosisce. lei lo sa che io scherzo perché penso sempre che io il sale prendo quello che c'è. Sì, Glielo no. dico, facciamo che metto quello che c'è. Prego. Aggiungiamo i 300 ml di acqua e aggiungo anche i 200 ml di aceto di vino, quindi proprio Sì. quello che abbiamo in casa. Semplicemente dobbiamo poi accendere il fornello e far cuocere per circa un quarto d'ora. Dopo un quarto d'ora Fa un odore proviamo. terribile in casa o No, possiamo fa tenere le odore di porte aperte? aceto sale e Piacevole. limone, cioè sono Va bene. odori, no? Anzi, poi ti rimandano in mondi comunque di pulizia vera, non di pulizia nero petrolio, no? Dato che tutti questi tensioattivi bene non ci fanno. Il risultato È quella finale crema è lì? questa crema pasticcera meravigliosa che Sì, infatti io sono. volevo prima mettere, meno male mi sono Meno male che me l'ha trattenuta detto perché anch'io dall'assaggiare. la Veniva tentazione gliela domanderò. istintivamente. Al di là che sono aperitivo insieme Esatto. agli Io questa crema qui, come la conservo e quanto tempo la posso conservare? Ottima domanda, perché sono ingredienti alimentari senza additivi e senza conservanti. Io ne metto una piccola parte all'interno di un dispenser che tengo sulla cucina, una parte lo metto in un barattolo di vetro in frigorifero Per e si quanto mantiene tempo si un paio di mantiene? mesi, 3 mesi anche. 3 mesi. E Sì. vabbè, nel frattempo Questo lo uso ovviamente. frattempo E lo quanto mi uso. costa costruire questa crema qui? Costa pochissimo, neanche 1 euro, e abbiamo però un prodotto estremamente biologico, non aggressivo, quindi molto più economico dei prodotti Questo ecologici. serve soltanto per i piatti o per... Anche la Altra ottima lavastoviglie, mi sa. domanda, perché serve per la lavastoviglie, serve anche come sgrassatore, io lo uso per pulire i piani della cucina, anche lì, immaginiamo, a noi cade un Ma i piani cibo della cucina, quelli in d'acciaio o quelli forni? formica, quelli in acciaio, andiamo più sull'aceto. Andiamo Andiamo sull'anticalcare sull'aceto, che faremo certo. dopo. Ah, Quindi benissimo, ma andiamo più facciamolo sul. però perché Lo sennò poi mi facciamo? dicono che è finito il tempo e io non vedo Allora, l'anticalcare e ma sono questo fissata. è. No, aspetti, mentre lei ci fa vedere quali Sì. ingredienti, io volevo sapere dall'avvocato, prima l'ho detto scherzando, ma quante coppie si separano, comunque arrivano da lei perché non si sopportano più perché lei è fissata e compra tutti i detersivi, lei vuole che io lavi i piatti, lui non vuole far nulla. Ma io penso che questa sia una delle ragioni più scatenanti della crisi, perché oggi esistono dei ruoli che vanno condivisi,
non c'è più il ruolo della donna o dell'uomo, dell'uomo, non è più, esiste più la demarcazione. Questo lo faccio io, questo devi farlo tu. Le giovani coppie per fortuna sono cresciute, soprattutto gli uomini, devo dire che sono cresciute. Quindi sono le coppie un po' più age che hanno... Ma sono gli uomini che danno fastidio in casa, che vogliono l'ordine. No, aspetti, lo ripeta. Sono gli uomini che danno fastidio, che vogliono ordine. Cioè io trovo delle persone che sono proprio delle maniache, che sono maschili, e addirittura fanno storie sulla scelta del detersivo. Molte volte ci siamo trovati certe carte processuali in cui la contestazione è il fatto che la donna spendesse troppo oppure prendesse detersivi. In quel caso lei adesso si prende il numero di Lucia Cuffaro, no? Non era un'offesa. Ovviamente chiama lei come consulente, abbiamo risolto la crisi matrimoniale. Si è rivoltata un po' la situazione, nel senso che i trentenni di oggi non hanno niente a che vedere con noi altri. Sono cambiati, sono addirittura pesanti, quindi mi rendo conto che perché voi invece eravate un po' strafottenti, era un'altra epoca, diciamo che i ragazzi di oggi sono quasi in competizione. Un'altra storia. Vogliamo parlare degli uomini dietro i fornelli, quindi anche la scelta dei prodotti da mangiare, il tipo di carne piuttosto che quella di come resta la cucina dopo che hanno cucinato. Assolutamente dobbiamo sì. Parlare anche di del tipo di cottura. No, e lì serve l'anticalcare. Lì serve l'anticalcare. Allora, l'anticalcare viene da sé e sembra talmente facile che nessuno lo usa perché è scontato. Acqua distillata e aceto. Punto. In questa proporzione, 300 ml di acqua distillata, 200 ml di aceto, di vino o di mela. A me piace più di mele perché è più profumato, quindi mi diverte. È talmente facile che la maggior parte delle persone non la utilizzano perché la pubblicità insegna che il prodotto deve essere... Questo è bellissimo. 300 e 300. 300 e 200. 300 e 200, cioè più... Più di acqua distillata e meno di aceto, perché comunque l'aceto è forte. Questo spruzzino che noi andiamo a fare va bene per le superfici che hanno comunque una cromatura, va bene per i vetri, va bene per gli specchi, quindi va bene per tantissime cose che noi abbiamo ma a casa, dal bagno. Non puzza tutto d'aceto. No, perché l'aceto evapora. Io una volta devo andarla a trovare a casa. Ah, sì, con grande perché devo conoscere il marito e devo vedere la casa. Tutte e due hanno una nonna. No, lui all'inizio in realtà quando apriva il frigorifero aveva sempre problemi perché non sapeva se era cibo, se era un cosmetico, se era un no, la capisco la difficoltà perché io mi sarei ingannata con quella pasta sì, lì. Sì, sì, sì. Quindi questo funziona, lo possiamo utilizzare per fare una la serie doccia, di cose. Che per pulire le cromature. No, nel senso pensavo per fare la doccia personalmente. Il terzo ingrediente che possiamo utilizzare per coprire praticamente già quasi tutto, perché poi in realtà questo spruzzino all'aceto va bene anche per pulire i pavimenti. Perché acqua aceto va questo bene. Questo va bene per incalcare. Assolutamente sì, è l'altro prima. Assolutamente adesso sì. Adesso sapete. Assolutamente sì, però io ripeto, lo sanno tutti che l'aceto toglie incalcare, ma nessuno lo usa. È un trucco della mamma, ma non è della nonna, è io proprio metto l'aceto nella vaschetta. È proprio che funziona. Così si toglie incalcare, insomma, cosa. Sì, io proprio oggi sono voluta andare sulla semplicità. Io in realtà utilizzo altri, abbiamo visto il percarbonato di sodio, l'acido citrico. Ecco, io là già vado un po' più in difficoltà, quindi vai a recuperare il percarbonato di oggi sodio. Oggi sono andata sulla dispensa, proprio per far capire. Questi facili ci piacciono moltissimo. Torna presto, no? A volentieri. Trovarci, così spieghiamo altre cose.